La brava e bella Carmen la terza ti incoraggia a scrivere dei libri, non opere di narrativa, ma libri di saggistica, manualistica, cioè se sei un avvocato a scrivere un libro sulle leggi, se sei un architetto un libro sulle costruzioni. Se sei un ingegnere, se sei un fiscalista, un manuale. Allora, bella e brava Carmen La Terza, cara Carmen La Terza, io sono questo qua, vedi, sono Serafino Massoni, ho quasi 82 anni, opero sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e YouTube, e su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni. Sono questo qua. Qua ci sono le mie opere, Carmen La Terza, La Lama e la Rosa, è un romanzo che è stato pubblicato dalle edizioni internazionali Hachette nella collana I Codici Segreti della Storia. Ha venduto oltre 50.000 copie e io ho avuto oltre 15.000 euro come diritti d'autore. E scrivere un libro, tu incoraggi gli altri a scrivere un libro? Sei molto brava, molto bella, cara Carmen La Terza. Vediamo alcune notizie su di te. Chi sono? Mi chiamo Carmen La Terza, sono nata e cresciuta a Pordenone, città in cui vivo tuttora. Sono laureata in lettere a indirizzo musicologico e diplomata in pianoforte. Sono stata bibliotecaria, insegnante di pianoforte, critico musicale, addetto stampa e segretaria di redazione, insegnante di italiano e anche dirigente scolastico. Da anni lavoro a tempo pieno come editor, ghostwriter e writer coach. La passione per la scrittura mi ha rapito fin da quando ero piccola. E negli ultimi 25 anni, oltre a scrivere per me stessa, ho scritto e corretto per gli altri testi di ogni tipo. Come scrittrice indipendente, ho pubblicato dapprima dei saggi, poi anche romanzi, ha pubblicato anche dei romanzi. Però, cara Carmen La Terza, io non vedo qua che tu abbia pubblicato per le grandi case editrici che sono, che so, Rizzoli, Mondadori, Feltrinelli, Garzanti, le grandi case editrici. E poi qua ci sono delle recensioni, cioè favorevoli nei tuoi confronti da parte di persone che su tuo invito hanno scritto dei libri, ma anche questi libri pubblicati su tua indicazione, non sono pubblicati dalla grande editoria. Allora, qua mi chiedo, cara, ma no, non vedo alcun cenno a quello che eventualmente costano le tue prestazioni, perché tu dici di essere editor. Non editore, editor. L'editor è colui che dà una aggiustata a un papiro scritto di un'altra persona, ma l'editor non mi risulta che lavori gratis. Io non so, magari tu lavori gratis, carissima e brava Carmen La Terza. Il nickname di Libroza, e io vedo che ci sono tante notizie su di te, però non vedo i costi, non ci sono i costi, cara, capisci? Non ci sono. Fammi sapere quali sono i costi. Io invece non mi sono rivolto a nessun editor, a nessuna agenzia letteraria per fare le mie cose, cara Carmen La Terza. Ho fatto tutto da me, vero? Vedi, cara, e ho raggiunto la grande editoria, sai, Carmen La Terza. Ho
Carissima, cara, questa è la mia ultima opera, vedi, La stirpe del serpente, cara, eh? Lo sai, Carmen, la terza, che addirittura una mia opera è stata ora pubblicata a Londra in lingua inglese, perché io conosco anche la lingua inglese, c'è anche questa mia opera, vedi, aspetti della lingua inglese nella scuola e nella società, che è stata adottata nelle facoltà universitarie linguistiche e letterarie. Ho scritto una mia opera che è apparsa in lingua inglese presso la casa editrice Olympia Publisher, che si trova a Londra, ma pubblica in tutto il mondo. La mia ultima opera è intitolata The Art of the Rosenman, l'arte dei Rosenman, ma ho sempre fatto tutto da solo. Ma io avrei piacere di sapere quanto ci devo spendere, cara e brava Carmen la Terza, perché tu faccia una consulenza editoriale. Vorrei sapere, perché tra le tue notizie non vedo niente, non vedo. Comunque, la notizia mi viene data dal caro amico Pep Pop, che mi informa sempre sulle delicatessen del web. Bene, cara Carmen la Terza, guarda che io sono pronto a collaborare con te, sai? Sono pronto a collaborare con te, Carmen la Terza. Magari lo faccio anche gratis, perché io ormai ho quasi 82 anni, quasi 82 anni, sono stato preside di ruolo nei licei classici scientifici, vivo della mia discreta pensione, quindi io posso collaborare con te gratuitamente, capito, Carmen la Terza? Fammi sapere qualcosa, cara, eh? Grazie per poco. E a tutti voi, cari amici, e tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.